Leonardo Tibuzzi, tecnico del Cinecittà Bettini, dopo questo 0-0 in casa del Savio. Allora mister, le occasioni ci sono state per portare poi a casa la vittoria. È mancato quel pizzico proprio sotto porta, quel pizzico di cattiveria sotto porta, però credo di farle i complimenti perché la squadra ha giocato molto bene. Sì, ci è mancato quel pizzico in più sotto porta, purtroppo che non ci ha fatto finalizzare tutto quello che avevamo creato. Però come ho detto a tutti quanti i ragazzi, hanno tenuto il ritmo alto per tutta quanta la gara, mi hanno tenuto la testa alta per tutta quanta la gara, non si sono mai fatti mettere sotto. Ci è mancato quel pizzico sotto porta dove abbiamo creato un qualcosa ma non l'abbiamo sfruttato purtroppo. Ecco, venire qui in casa del Savio, di una squadra comunque blasonata, ed uscire fuori comunque sì con il punto ma soddisfatti alla fine della prestazione, è un segnale positivo insomma nel corso della stagione? Sì, sono molto contento, siamo arrivati qua a meno due dal Savio. Volevamo venire qua e fare la partita, che inizio anno non avremmo mai detto di incontrare il Savio e fare una partita alla pari, invece con il lavoro siamo arrivati ad oggi a fare una partita alla pari con il Savio, almeno in questa gara e nella gara di andata, visto che avevamo pareggiato anche quella là. Ecco, se siete partiti senza poi immaginare la classifica attuale, le chiedo quanti margini di miglioramento ha questa squadra anche in vista poi di tutto un girone di ritorno da giocare? Sono margini altissimi perché neanche io mi aspettavo di crescere così tanto con tutti quanti i ragazzi. Proprio oggi facciamo il punto della situazione dentro allo spogliatoio e pensavamo di fare tutt'altro tipo di campionato, invece con il lavoro e con il passare del tempo ad oggi ci ritroviamo a fare queste gare qua e a farle ad altissimo livello e tenendo testa ad una squadra come il Savio che è stata formata comunque per far bene.